Europa Assistance, dal 2016 abbiamo introdotto un programma che è quello dell'NPS, del Net Promoter Score, proprio per misurare la soddisfazione del cliente. Noi andiamo a misurare principalmente due touch point, quello della vendita e anche quello dell'erogazione del servizio. Questi qua li stiamo tenendo costanti, ma sta cambiando molto la tipologia di processo e di canale che andiamo a misurare. Siamo passati da misurare un tipo di canale esclusivamente telefonico, che è quello che usiamo da 50 anni, via via monitorando anche le nuove tecnologie, quindi il nostro virtual agent, l'M-Site, fino a finire a quello che sarà il nostro chatbot. E in questi anni, dal 2016 ad oggi, siamo migliorati tantissimo. Il nostro Net Promoter Score è arrivato a 56 punti, migliorando di 16 punti percentuali negli ultimi due anni, che è molto superiore alla media del mercato. Tramite la metodologia che noi stiamo utilizzando, ascoltiamo i nostri clienti per cercare di recepire quelle idee di miglioramento che ci dicono coloro che utilizzano il nostro servizio. Negli ultimi due anni ne abbiamo trovate tante, 12, le stiamo implementando tutte. Per fare un esempio, abbiamo capito dai nostri clienti che per loro sarebbe stato utile ricevere da subito un'email con tutte le modalità di contatto tra di loro e l'azienda, in modo che se fossero stati in viaggio e avessero avuto bisogno di noi, saprebbero come farlo. Non ci siamo limitati solo a questo, perché abbiamo, oltre diciamo, a implementare questa azione di miglioramento, abbiamo fatto in modo tale che il parametro di NPS facesse anche direttamente parte dell'incentivazione dei nostri operatori che parlano con i clienti, in modo tale da raggiungere quello che è l'ultimo stadio di implementazione di questa metodologia.